quello che c'è. Quindi non è un problema loro, è un problema nostro, è un problema, diciamo, delle convenzioni internazionali e della nostra Costituzione. Non vi piace, cambiatela, però noi siamo nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando c'era la situazione degli ebrei che da un giorno all'altro, perché avessero servito nella Wehrmacht, nell'esercito tedesco, quindi più cittadini tedeschi di così non sa cosa deve fare nella vita, no? Più integrazione di così, mettersi la divisa del paese in cui sei e morire per quel paese, sei cittadino 100%, da un giorno all'altro viene tolta la cittadinanza e come apolidi, e non hanno nessuna cittadinanza, e come apolidi vengono sballottati da una parte all'altra e finiscono poi attaccati alla gassa. E qui nasce la Convenzione sui rifugiati e la nostra Costituzione italiana e il sistema d'asilo italiano, quello tedesco, da un'esperienza storica in cui i respingimenti di determinate persone hanno prodotto la Shoah, cioè il fatto che la sparizione di queste persone. Nel Consiglio d'Europa noi siamo stati a visitare diversi centri di appunto, paesi europei, dalla nostra Sicilia, Lesbo, la Turchia, dove come voi sapete ci sono 3 milioni di siriani accolti, e io sono rimasto impressionato dalla sindaca di Gaziantep, una cittadina sul confine con la Siria, erano i momenti della guerra più feroce con l'ISIS, ci ha accolto questa straordinaria sindaca dicendo: guardate, noi in questa città abbiamo più rifugiati che cittadini, non il 5%, il 10%, ma più rifugiati che cittadini. Voi potete immaginarvi quando arriva un altro rifugiato cosa diciamo, va via, va da un'altra parte, non sappiamo dove mettere noi, come facciamo noi? Però che cosa succede? Che noi siamo a 2-3 km dal confine, sentiamo il bombardamento dell'ISIS, sappiamo che nel giro di 2 o 3 ore arrivano 100, 200, 1000 persone, donne, bambini che scappano dai bombardamenti, perché se stanno lì i bambini vengono reclutati nelle milizie, violentate, le donne vengono violentate, eccetera. E quindi noi, questi bussano alla porta, non sappiamo dove metterli se li facciamo entrare, e però sappiamo che se li lasciamo fuori hanno problemi. Il nostro caso è evidentemente diverso, io non voglio usare i retorici questo discorso, i nostri flussi sono molto diversi, sono persone che in parte possono sfuggire da situazioni analoghe, in parte invece sono semplicemente alla ricerca di vita migliore, quindi cerchiamo di rimanere. Però capite, questa immagine di questa sindaca mi ha dato la situazione tipica per cui nelle nostre case c'è stato un obbligo. Se uno bussa alla tua porta e viene perché è perseguitato, se rimane fuori rischia di essere ammazzato, tu hai l'obbligo giuridico e morale di aprirgli la porta. Questa è, diciamo, la tipologia della situazione per cui è così forte l'obbligo di prendere almeno in considerazione, e l'Italia, nell'epoca dei respingimenti, ha avuto delle condanne, non perché non si possano respingere. Ti costringe almeno a riprendere in considerazione la persona. Ora, ecco, rispetto a questa, quindi bisogna tenere presente quando parliamo di Europa questo doppio registro, uno è un registro delle migrazioni in cui le competenze europee sono ridotte, e però anche qui c'è stato un fallimento, perché quelle che l'Europa avrebbe potuto meglio affermare, cioè lo stato di diritto dei migranti, lavoratori o altri nei paesi membri, andava meglio disciplinato, andrebbe meglio disciplinato. L'altra è la questione dei rifugiati, dove è chiaramente scritto nei trattati e nelle direttive che bisogna lavorare per un sistema europeo di asilo, con uno status europeo di rifugiati, che noi non abbiamo ancora se non nella forma del riconoscimento reciproco
negativo, cioè le persone che in uno stato si vedono respinta la domanda di asilo o di protezione, allora quello viene riconosciuto. E punto questa cosa, noi ci battiamo, il riconoscimento reciproco del governo italiano per la legislatura precedente ha fatto in questo punto, diciamo, la sua bandiera, non ce l'abbiamo fatta, e il riconoscimento reciproco esiste laddove c'è, è negativo. Quindi come dice dal punto di vista giuridico, siete giuristi, sono un modesto filosofo, spiegatemi qual è la razza di questo, questa cosa. E dal punto di vista della disciplina veniamo al tema Dublino. Anche qui è evidente, è scritto nelle carte, Dublino anzitutto era un passo avanti, il Dublino non è il sistema europeo di asilo e non possiamo chiedere a Dublino, era semplicemente un regolamento per individuare il paese responsabile. Cosa succedeva prima di Dublino? Che gli stati si palleggiavano le persone, arrivava qualcuno e diceva no, io non sono competente, questi andavano da una parte all'altra, disperati. Quindi, il regolamento di Dublino, così diciamo, famigerato, ha rappresentato un passo avanti dal punto di vista europeo, perché l'Europa ha detto agli stati, scusate, ci sono delle persone che hanno una necessità, noi siamo obbligati, e voi siete obbligati a prendere almeno in considerazione, dobbiamo individuare chi ha quest'obbligo, tutti lo abbiamo, e quindi l'obbligo, diciamo, la competenza del paese di primo. Questo elemento da intento positivo è diventata una gabbia, perché quando i numeri sono piccoli poteva essere un elemento di razionalizzazione del sistema, quando i numeri sono diventati spaventosamente grandi è diventata appunto una gabbia per le persone. Ora, l'archivio dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, è pieno di documenti e di rapporti che possono certificare che il regolamento di Dublino non funziona e che le persone, che voi ci avete raccontato prima, continuano ugualmente a spostarsi. Così come non funzionano altri strumenti, non hanno funzionato in passato, il reato di clandestinità, per esempio, se il problema è quello di eliminare i clandestini, non li ha eliminati, poi possiamo discutere se è stato poi applicato bene o non bene, ma ci sono delle cose che possono essere sensate dal punto di vista dei principi, ma non funzionano. Non funziona. Costa un sacco di soldi, costa un sacco di soldi e crea della sofferenza tempi in termini di difficoltà dei ricongiungimenti familiari e così via. Quindi da questo punto di vista è davvero, insomma, non abbiamo bisogno di altre ricerche o di altre prove per dire che questo sistema va assolutamente modificato. Eppure, come dicevo prima, la resistenza degli Stati membri è formidabile. E se noi passiamo da prospettive di maggiore integrazione europea a prospettive di Unione Europea più fondata su logiche nazionaliste e sovraniste, badate bene che la resistenza sarà ancora maggiore, perché è detto che l'Ungheria, l'Austria sono i primi. Andate a vedervi il piano del ministro austriaco e danese sulla questione migratoria, non prevede minimamente di toccare il regolamento. Di agire sui paesi di origine, di congelare la situazione dopo che avremo lavorato sui paesi di origine, vedremo, diciamo, come risolvere la situazione dal punto di vista giuridico. Quindi io penso che questo sia effettivamente una. Chiudo sulle prospettive di futuro. Allora è evidente che di fronte a fenomeni di questa rilevanza c'è un impegno, lo dico dal punto di vista culturale, sociale, politico, istituzionale, di rimozione delle cause, voi avete la geografia dei paesi da cui derivano, molti di questi derivano da paesi che sono
martoriati dalle guerre civili. Noi non abbiamo siriani, nel caso della Siria, nel caso di scuola, no? Stato di 20 milioni di abitanti con 10 milioni di profughi, 6 o 7 di profughi interni e 3 o 4 fuori. In Turchia, in Giordania, in Libano, il povero Libano ha 4 milioni di abitanti e 1,5 milioni di rifugiati per salvare il paese. Ora la Siria non è un paese che non stava bene prima, è un paese dove c'è la guerra civile. Vescovo di Aleppo, quando sono andati a trovarlo, ha detto: ma cos'è che possiamo fare per la Siria? E lui ha detto: vabbè, c'è un'emergenza umanitaria, quindi se ci date una mano, l'assistenza, quelle anche tutto va bene. Dopodiché prendete gli Stati Uniti e la Russia, mettete a tavolo e dite: perché piacere trovare una soluzione. Cioè, sono cose che noi dobbiamo affrontare a livello umanitario, non possiamo mai dimenticare quello che è anche un retroterra politico. Seconda questione, politiche di cooperazione, anche parliamo di un piano Marshall, e quindi giustamente il nostro paese ha fatto moltissimo in questa direzione per lo sviluppo locale, perché guardate che la migrazione è una tragedia per i paesi di origine, partono le persone più forti, più qualificate, e quindi al di là del nostro dovere di accogliere chi è per quei paesi, si tratta di un depauperamento che noi in Italia abbiamo già conosciuto con lo squilibrio tra sud e nord, non va bene con un modello di sviluppo, questo non c'entra niente con essere buoni e cattivi, c'entra con una politica generale di cooperazione, però dobbiamo essere realisti, perché per questi paesi oggi le rimesse dei migranti portano più soldi che i possibili posti di lavoro in loco. Quindi i programmi di cooperazione vanno benissimo, ma devono tenere conto che questo è un processo che va sostenuto in modo molto forte. Non è che se noi creiamo qualche posto di lavoro immediatamente la gente non parte, c'è una sproporzione ancora troppo significativa. Seconda, dopo aver lavorato su questa rimozione di cause, coordinamento delle politiche migratorie, questo è fondamentale, in termini di rispetto di diritti delle persone, in termini di politiche di integrazione, che sono fondamentali, su cui l'Unione Europea dovrebbe fare molto di più, e non solo quando c'è il terrorismo, interrogarsi su quale modello di convivenza ha in mente, con criteri di equità e di legalità. Cioè, gran parte della difficoltà a gestire il fenomeno migratorio è dovuta a una distribuzione iniqua. Noi possiamo avere opinioni diverse, no? Qualcuno può essere più favorevole, qualcuno può essere più impaurito, ma quando noi abbiamo un quartiere di una città che ha un tasso di popolazione straniera del 50-60% e un quartiere della città dove il tasso di popolazione è del 5%, vuol dire che le scuole del primo quartiere hanno un carico di bambini. Vai tu a spiegare ai genitori dei bambini italiani che devono essere buoni, accoglienti, che il multiculturalismo è un valore, eccetera. Sì, certo, però resta il fatto che insegnare la lingua italiana tanti bambini, e loro ti diranno: sì, ma perché nel quartiere bene della città c'hanno il 5%, non siamo tutti uguali? Questo è un problema. Noi abbiamo scritto nella nostra Costituzione il valore dell'uguaglianza. Vogliamo, non è facile governare, perché è chiaro che in determinati quartieri le case costano meno e così via, ma questo innesca delle dinamiche sociali che poi noi non possiamo stupirci rispetto a noi. Quello vuol dire qualità delle scuole, dove ci sono degli insegnanti eroici, magari migliori, però magari nella media fanno un pochino più fatica perché hanno lo stesso numero di insegnanti che dove hanno un carico. Le case che si deprezzano, quindi uno dice: ma come ho operato questa casa, adesso vedo che il mercato immobiliare scende in questa zona, e dopo hai
una protesta sociale che dice ma questa invece che essere una ricchezza diventa un carico e un carico solo sulle spalle di una parte della società. Quindi questo tema dell'identità che l'Europa non capisce è un tema fondamentale. Se ci sono delle, che sia una risorsa o che sia un problema, va comunque ripartita e le carte europee sono chiare, e però ancora questo è l'elemento su cui l'equa distribuzione anche per quote a seconda. Tra l'altro la giurisprudenza europea è chiarissima, anche nel caso di respingimenti dalla Svizzera all'Italia o alla Grecia, la Corte, sia la Corte di Strasburgo che la Corte del Lussemburgo, ha detto chiaramente che il respingimento non può prescindere dalle condizioni del paese. La Grecia, per esempio, non li può rimandare perché non sono in condizioni. E l'Italia qualche volta sì, qualche volta no, no, l'Afghanistan c'aveva sei figli, cioè quello non si poteva dire perché in Italia non eri sicuro che fosse tutelato i diritti umani, in altri casi invece sì. E questo che cosa vuol dire? Che anche la giurisprudenza tiene conto del contesto, allora tu non puoi fare carico all'Italia, alla Grecia, alla Spagna di tutto questo peso senza pensare ad un'equa distribuzione. E ho già detto appunto della necessità di un sistema europeo di asilo, di uno status di rifugiato europeo e così via. Guardate che su tutti questi terreni, chiudo veramente, noi vediamo i fallimenti, però la mia visione è che l'Europa piano piano va avanti. Piano piano, abbiamo fatto qualche passetto sulla guardia costiera europea, oggi si parla di un sistema di difesa europea. Io penso, e questa è la mia, che i paesi europei sanno benissimo, non solo in materia migratoria, ma anche in altre materie, che senza una più forte unità europea, nessun paese europeo sarà in grado di contare e di poter essere veramente sovrano. Quindi l'Europa è il nostro destino, solo che spesso, come capita, c'è un destino che a noi non piace, che mette in discussione alcuni diritti nazionali e così via, e quindi c'è una reazione. La reazione sovranista non è, è una reazione a un'Europa che sta diventando più forte, che diventerà. Non sappiamo i tempi, non sappiamo il prezzo di questo, ma non c'è un'alternativa a questo. La vera alternativa è se questa Europa più forte sarà un'Europa dei diritti delle persone oppure invece un'Europa della discriminazione. Questo purtroppo è stato qualche cosa che nella storia abbiamo già conosciuto, ma che invece dobbiamo cercare di evitare. Grazie.